tecnologie del metallo e in particolare sono tecnologie che noi proponiamo prodotte da 3D System. Dopo andremo nel dettaglio un attimino dell'azienda che, di cui vi sto parlando. Oltre a vendere stampanti 3D ci occupiamo anche di altre cose, di altri business che sono assolutamente collegati e comunque paralleli, comunque vanno a completare quello che si può fare con le stampanti 3D. Quindi tutto il mondo degli scanner e poi anche il mondo del software, quindi che sta diventando sempre più un aspetto imprescindibile per poter fare bene anche con la stampa 3D. Tutti questi aspetti poi volendoli potete approfondire, ripeto, presso il nostro stand. Qui vedete in questa slide alcuni dei brand che noi proponiamo, quindi ci sono brand di stampanti come 3D System e la neo entrata nel mondo della stampa 3D HP, di cui siamo rivenditori e di cui abbiamo un'installazione anche presso una delle nostre sedi in Italia da poter visionare, e poi una serie di altre stampanti di altro taglio, quindi stampante a resina piuttosto che FDM, che in questo caso potete vedere direttamente al nostro stand. Sotto vedete alcuni invece dei brand, dei software che noi utilizziamo sia per la gestione delle matematiche 3D che poi devono essere stampate, e non solo, anche per la gestione di tutte quelle che sono le matematiche che sono in uscita dagli scanner. Nello specifico proponiamo scanner high-tech. Come siamo strutturati? Attualmente siamo nati nel 2012 fondamentalmente, e in questo mercato in pieno sviluppo attualmente siamo strutturati in questo modo: 12 sedi in Italia distribuite su tutto il territorio italiano, proprio per dare una maggiore presenza sul territorio e capillarità e prontezza anche nell'assistenza del cliente. Abbiamo circa 800 clienti, sia a livello di stampa che di service, che software, che scanner, per darvi un'idea, con circa 550 stampanti installate un po' in Italia delle varie tecnologie. Questa slide vi dà un'idea, ad esempio, del perché abbiamo scelto anche 3D System come produttore, questo sicuramente qualche anno fa, perché ci dà una vastissima gamma di macchine, okay? Macchine che vanno da tecnologie a resina piuttosto che arrivare fino a quelle di metallo, e con dimensioni anche totalmente diverse, quindi una vastissima gamma di macchine, anche industriali, corredata poi anche da tutto quello che può servire sostanzialmente a livello di software e di scanner in questo punto. Questa slide parla bene, una stampa per ogni esigenza, una stampante per ogni esigenza. Ad esempio, questo è un punto focale che poi fa parte del nostro lavoro, quindi al di là di un contatto che si può avere in fiera come oggi, poi si va dal cliente a capire effettivamente quale può essere la necessità, di che cosa hai bisogno, quali sono i materiali, le dimensioni, e in base sostanzialmente a questi fattori che emergono si può andare a configurare quello che potrebbe essere un'offerta. Poiché ci sono stampanti, ripeto, che vanno dai 5.000 euro a 600.000 euro, tanto per darvi un'idea. Ed è molto importante riuscire a capire qual è la tecnologia ovviamente indesiderata che ovviamente il cliente può avere, che cosa vi aspettate. Come potete capire bene, il prezzo ovviamente è fondamentalmente proporzionale a tre fattori principali, quindi la dimensione dell'area di stampa, quindi siamo ancora in una situazione dove se una stampante costa 100 e stampa 100, se deve stampare 200 costa 200, quindi l'area di stampa è molto importante, ma soprattutto le performance a livello di materiali, okay? Quindi se voglio materiali molto performanti e quindi di produzione, quindi ho bisogno comunque di stampanti industriali piuttosto che minimo dettaglio, quindi la precisione e la tolleranza con cui la mia stampante può andare a realizzare il gioco. Qui vedete una vastissima carrellata delle macchine, quindi partendo da quelle che possono essere a resina, gesso, sinterizzato, e quindi la possibilità di sinterizzare il nylon con alluminio, vetro e quant'altro, fino ad arrivare a tutta la serie di cui parleremo oggi, Pro X, che invece è la serie di macchine che sostanzialmente realizzano oggetti direttamente a metallo. Qui siamo in un ambito aerospace, adesso non abbiamo proprio nel particolare quell'oggetto, però ce n'è uno che è abbastanza simile. Quindi anche qui avevamo il vecchio progetto sostanzialmente, dove c'era questa camera di combustione del satellite, che è stata completamente rivoluzionata. E la
matematica che vedete sul bordo, diciamo sulle pareti, si vede meglio dalla, eccola qua, dalla slide successiva, è sostanzialmente una rete, una maglia finissima ovviamente, che è l'ideale per poter scambiare calore, che viene realizzata con delle matematiche altrimenti non conosciute. Quindi la complessità se ne va completamente, questa è la vera rivoluzione. Quindi mentre realizzare il CAM di un oggetto complicato piuttosto che di una piastra, glass e mezzo, sono due cose completamente diverse, in questo caso la stampante è assolutamente va ad appiattire quella che è la complessità di realizzazione. Nel caso particolare trovate comunque la brochure che vi dà dei dettagli maggiori, anche qui trovate sul nostro sito il caso completo, quindi tutto lo studio che ha portato dalla, diciamo, dall'evoluzione, dalla prima versione, diciamo, dell'oggetto fino a quella finale. Faccio girare questo, faccio girare anche questo, ok? Molto interessante perché fate vedere delle intercapedini sostanzialmente che servono da raffreddamento e possono essere realizzate solo con la stampa 3D. Quindi dicevo, ambiti di utilizzo sono i più svariati, quindi li vediamo insieme perché neanche a memoria me li ricordo tutti. Quindi componenti di alto valore, quindi se io faccio degli oggetti dove il poter fare delle matematiche particolari, cambiare o alleggerire la geometria mi dà un valore aggiunto, probabilmente magari ogni pezzo, se fosse anche unico, dedicato al cliente, per me è un valore aggiunto che posso rivendere. Ecco, se siete in questa situazione di un prodotto di questo genere, forse meriterebbe mettere il naso appunto nella stampa 3D. Produzione di piccoli volumi, anche qui io posso permettere di stampare oggetti singoli, quindi per lei stamparli tutti uguali, diversi, è assolutamente, per la stampante è assolutamente la stessa identica cosa. Rapid tooling, vediamo subito dopo un esempio. Abbiamo clienti che li utilizzano ad esempio per fare veri e propri stampi, ok? Quindi a seconda delle esigenze si possono realizzare e stampare, diciamo, con la stampante degli stampi che poi vengono utilizzati per plastica o gomma o altre cose. Dopo vediamo un esempio. Piuttosto che lime, inserti particolari che magari sono molto onerosi da produrre con la meccanica tradizionale. Prototipi funzionali, va bene, quindi in questo caso, soprattutto nel mondo dello spaziale, degli aerei, sostanzialmente c'è la possibilità di realizzare oggetti, fare prove di durata, test, verifiche, prima di arrivare poi eventualmente ad un progetto assolutamente completo. Piuttosto che modelli concettuali, invece, questo lo posso raggiungere anche con delle stampanti in plastica, però se uno avesse bisogno proprio dell'oggetto, del materiale finale, realizzare dei prototipi che altrimenti dovrei produrre fermando una linea di produzione o altro. In questo caso 3D System mette sul mercato quattro stampanti differenti, dopo vediamo come. Le prime tre sono sostanzialmente differenti per i materiali trattati e per le dimensioni, la quarta diciamo che ha dei concetti e un approccio, diciamo, alla stampa 3D completamente differente, e lo vediamo dopo. In questo caso volevo farvi vedere alcuni prodotti. Quello che vedete in alto a destra è uno stampo per realizzare i pneumatici. Quindi Michelin è uno dei clienti, diciamo, molto, molto importanti di System per quanto riguarda la stampa a metallo, e diciamo questi stampi con queste forme molto particolari, molto customizzate, così via, vengono realizzati direttamente con la stampa 3D. Allora, qui vi ho già descritto come funziona. In particolare sappiate che la tecnologia usata da 3D System per la stampa 3D metallo è assolutamente unica, nel senso che è coperta da un brevetto, e diciamo la caratteristica è che la polvere viene stesa sostanzialmente da un rullo che è controrotante rispetto alla direzione con cui viene depositata la polvere, e che garantisce quindi una densità, un impaccamento della polvere assolutamente ottimale per essere poi fuso direttamente dal laser di potenza. Ecco, questo è un brevetto, e quindi le uniche macchine che hanno questa tipologia di tecnologia sono appunto quelle 3D System,
Che cosa garantisce? Quali sono i benefici di questa tecnologia? Ovviamente meccaniche, proprietà meccaniche superiori dovute al fatto che le polveri vengono assolutamente addensate in modo molto molto importante e vengono fuse garantendo il massimo sostanzialmente di densità dell'oggetto e di purezza. Questo fondamentalmente è il motivo principale. Ed inoltre, avendo appunto questa caratteristica, possiamo garantire anche un livello di finitura superficiale, di dettagli molto piccoli, veramente, veramente importante. Fa la differenza anche con altre macchine del mercato. Lo potete vedere.